Uè ragazzi e bentornati in questo nuovo rapporto di stato di Casabase. Con la nuova stagione che cambia sulla battaglia reale, andiamo a scoprire se ci saranno novità o almeno quelle che saranno le nostre novità sulla nostra modalità. Salve comandanti, torna Casabase, scopriamo insieme le novità in serbo per le prossime 2 settimane in Fortnite Salva il Mondo. State al calduccio, comandanti, la stagione di mezz'inverno si concluderà il 25 gennaio a luna, ora italiana, quindi completate i vostri geli di obiettivi e arraffate gli eroi e le armi che volevate prima che scada il tempo. Quindi mi raccomando ragazzi, già qui abbiamo un punto fondamentale, la stagione su Salva il Mondo terminerà il 25 gennaio, quindi abbiamo il tempo di pushare queste avventure e di ottenere tutte le ricompense delle avventure di Frostnite solo fino al 25 gennaio. Questa settimana torna la sfida Buona Mischia. A partire dal 5 dicembre a luna ora italiana, Frostnite entra nella mischia. Tutte le armi a distanza sono congelate nella sfida in Buona Mischia. Voi e i vostri alleati dovrete fare affidamento sulle armi da mischia per superare questa sfida. Superate la sfida Buona Mischia per sbloccare fucile di precisione Frostbite e uno stendardo esclusivo. Il Frostbite, ragazzi, ormai lo conosciamo e lo straconosciamo, è un fucile semiautomatico a cadenza elevata. Il mirino aggiunge ancora più precisione. Poi proseguiamo, abbiamo il cavaliere nero Garridan. Per chiunque di voi se lo fosse perso, questo eroe innanzitutto come vantaggio standard aumenta del 33% l'impatto degli attrezzi, come comandante invece aumenta del 75% l'impatto degli attrezzi. Inoltre alla costruzione può innescare sovraccarico cinetico. Sbloccando il cavaliere nero Garridan sbloccheremo anche il vantaggio squadra frenesia cinetica, ovvero che il sovraccarico cinetico si verifica una volta in più. Mi ricordo che qualcuno me l'aveva chiesto. E il cavaliere nero sarà disponibile nella sfida Buona Mischia dal 5 dicembre a luna, ora italiana. Proseguiamo, gentilmente la Epic questa volta ci regala 2 lama Art Deco gratis. Grazie di esservi riparati dal freddo insieme a noi, comandanti. La situazione stava sfuggendo di mano con il divoratore di mondi che minacciava la nostra stessa esistenza. Abbiamo trovato qualche lama che speriamo troverete utile. Non dimenticate di riceverli gratis dal negozio prima che spariscano il 10 dicembre a luna. Quindi mi raccomando ragazzi, loggate su Salva il Mondo prima del 10 dicembre per appunto sbloccare questi 2 lama Art Deco totalmente gratuiti. La prossima settimana partecipa alla sfida Cresta dell'Onda. A partire dal 12 dicembre a luna ora italiana, l'orda sta diventando irrequieta e le ondate non fanno che arrivare. Eliminale una a una per avanzare, ma fai attenzione, non c'è un posto sicuro in cui nascondersi. Facendo questa sfida di Cresta sull'Onda avremo la possibilità di ottenere Jingle Jazz. Jingle Jazz è una reskin di un eroe base, non mi ricordo mai il nome, però comunque incrementa la durata di Teddy di 4 secondi e come comandante di 12 secondi. Quindi sia con Jingle Jazz che con il gendarme abbiamo la possibilità di avere un Teddy infinito. Ricordatevelo, ovviamente sviluppando una build apposta per il Teddy. La Regina dei Ghiacci, vantaggio standard, aumenta il danno contro i nemici congelati del 14%. Come comandante, oltre a aumentare il danno dei nemici congelati del 14%, quando effettueremo l'impatto sismico, congeleremo i nemici per 2,75 secondi. La Regina dei Ghiacci sarà semplicemente disponibile nel negozio dell'evento dal 12 dicembre a luna. Riempite gli abietti di spirito delle feste con la Cacao 45, pistola silenziata con proiettili in grado di rimbalzare sulle pareti e trapassare i nemici. Anche la Cacao 45 sarà disponibile nel negozio dell'evento dal 12 dicembre. E infine il pacchetto potenza che abbiamo già visto sia nel rapporto di stato di Casabase che con un video apposta, e non mi sembra sia il caso di fare un'ulteriore menzione per questo video. E il rapporto di stato di Casabase finisce qua ragazzi. Allora, chiaramente non potevamo aspettarci un aggiornamento che introducesse cose nuove, sia per le cose che ci sta facendo capire Epic e sia per il fatto che comunque abbiamo già avuto il cambio di stagione su Salva il Mondo. Questo semplicemente per noi non è un cambio di stagione, sono semplicissime patch notes che ci avvertono sul nostro futuro. Ecco, un punto fondamentale è il punto di fine stagione, quindi mi raccomando, cercate di finire le vostre avventure, soprattutto di finire tutte le ricompense del pass, quelle degli incarichi, finiamo tutte le sfide che abbiamo su Frostnite, cerchiamo tutti di prendere lo stendardo. Vi ricordo a tutti quanti che siete liberi di entrare tutti quanti nel server Discord, aperto assolutamente a tutti quanti,
avanti in maniera totalmente gratuita, dove sarete liberi di cercare o qualcuno che vi aiuti o semplicemente qualcuno con cui giocare, e poi si spera che comunque la community cresca da sé. Io ragazzi vi ringrazio della visione, come al solito spero che il video sia stato abbastanza chiaro per tutti quanti, mi raccomando nei commenti fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, vi ricordo che se volete supportare la continua crescita di questo canale potete inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite, adesso più che mai. Noi ci vediamo con il prossimo episodio, bella bella!